Centro Culturale Amici del Timone di Stato Asanese. Questa sera, come potete vedere dal telo esposto alla vostra destra, grandezza naturale, parleremo della Sindone, la reliquia più preziosa della cristianità, visto che è il suolo che ha avvolto il corpo di Gesù crocifisso e deposto dalla croce, ma anche l'oggetto più studiato dalla scienza. Quest'anno il Papa ha indetto l'ostensione straordinaria della Sindone, che si terrà a Torino dal 10 aprile al 23 maggio. Più di 500.000 di persone da tutto il mondo si sono già prenotate e ancora continuano a prenotarsi, segno che questo oggetto desta ancora curiosità e meraviglia. A parlarcene torna, dopo 4 anni di Astaggia, la dottoressa Emanuela Marinelli, sindonologa di fama mondiale, che ci illustrerà gli aspetti storici, scientifici, devozionali di questo oggetto così misterioso e affascinante. Lascio dunque la parola alla dottoressa, buon ascolto e vi ricordo che alla fine della conferenza potete fare le vostre domande, solo alla fine mi raccomando. Grazie. Buonasera e mi presento subito per la domanda che tanto mi avreste fatto alla fine: ma lei perché si interessa della Sindone? Questo tutti lo vogliono sapere, allora ve lo dico subito. Perché furono trovati nel 1977 sulla Sindone dei pollini di fiori di piante che non esistono in Europa. 77 tipi diversi di polline, 3/4 di questi fiori non esistono in Europa, la stragrande maggioranza. Ecco, questo è stato il punto di partenza per me, è da allora che mi interessa della Sindone, perché quando studiavo all'università botanica per il mio corso di studi, mi sono laureata poi in scienze naturali, avevo appreso dell'importanza di queste piccole tracce per documentare la provenienza di un oggetto, perché la maggior parte del polline di una pianta rimane attorno alla pianta stessa. È vero che ci sono casi di trasporti a distanza, come la sabbia del Sahara, qualche volta arriva fino da noi, però pensare che su questo telo, che veniva accusato di essere un falso fabbricato in Francia nel Medioevo, questa era l'accusa che serpeggiava già allora e ancora adesso ritorna e viene riproposta, pensare che un tornado dalla Palestina per tutto questo, per questa grande distanza, no, circa 2000 km, potesse portare questi pollini tutti in Francia sulla Sindone, beh, mi sembrava veramente sorprendente, no, inverosimile che su un lenzuolo francese ci fossero più polline del Medio Oriente che non dell'Europa. Ecco, questo è stato il punto di partenza. Vi salto i 30 anni di mezzo perché sennò parliamo solo di questo e veniamo ad oggi. Oggi ritorno qui a parlare degli ultimi studi, delle ultime ricerche, perché ritorna continuamente il dubbio, ritorna continuamente l'assillo di chi pensa che la Sindone possa non essere autentica. E allora, grazie allo stimolo dei negatori dell'autenticità, si procede per fare ulteriori indagini, e le ulteriori indagini portano altre prove. Quindi oggi la Sindone è l'oggetto più studiato al mondo grazie proprio a chi si pone il dubbio, che è la base per la ricerca, per l'approfondimento. E dunque io, essendo laureata in scienze naturali, sono devota di San Tommaso Apostolo, però non facevo questo tipo di studio, mi sono appassionata all'argomento e stasera vi presento il punto oggi delle ricerche su questo oggetto. E grazie all'aiuto di mio fratello, che è perito elettronico esperto di computer, ho fatto un percorso, un PowerPoint, adesso si fa così, una volta si facevano le filmine, no? Era un'epoca lontana, ormai ci dobbiamo modernizzare. Grazie ai miei studenti, ai miei alunni che mi hanno incentivato, ho aperto anche un gruppo su Facebook, Amici della Sindone, e qui bisogna stare al passo con i tempi, quindi. E quindi questa proiezione che vedrete stasera è una sintesi di tutte le ricerche. Poi, per chi vuole un approfondimento, ci sono i libri, ci sono i siti internet, noi abbiamo il sito www.sindone.info, quindi c'è modo di approfondire. Però ecco, adesso iniziamo questo
percorso, diciamo, abbastanza rapido per cercare di coprire un po' tutti i rami in cui si diffonde la ricerca sulla sindone, perché abbiamo circa 30 diverse discipline scientifiche che si interessano della sindone. Se noi parlassimo di un minuto per i risultati di ognuna di queste scienze, già passerebbe mezz'ora. Quindi qualcuno mi dice: ah, ma tu parli troppo velocemente, io sono sordo, non ci sento. Mi dispiace, però io non posso nemmeno parlare lentamente, perché a quest'ora sennò poi la gente si addormenta pure. L'importante è che non si addormenta la conferenziera, per cui mi tengo sveglia parlando. Allora, vediamo insieme queste immagini e partiamo da come la sindone è stata messa attorno al corpo. Questo è importante perché noi vediamo una doppia immagine umana, questa che interessa gli studiosi e i fedeli, cioè c'è l'immagine frontale e dorsale del corpo che fu avvolto. Dunque il corpo fu deposto su metà del lenzuolo e poi, passando sopra la testa fino ai piedi, il corpo fu coperto dall'altra parte del telo. Ecco, già vi anticipo che la sindone ha certamente avvolto il cadavere di un uomo. Tutte le ipotesi di fabbricazione ad arte non reggono, perché gli studi condotti in massima parte dal professor Pierluigi Baima Pollone, che è stato per anni il direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Torino e confermati poi da scienziati anche internazionali, ecco, ci danno per certo che un vero cadavere è stato nel lenzuolo, ma lo vedremo insieme. Intanto dobbiamo fare una panoramica sull'oggetto, perché questa tela grande, oltre 4 metri, presenta vistose tracce lungo tutta la sua lunghezza, scure, sono bruciature dovute a due diversi incendi. Se infatti confrontiamo la sindone con questo antico dipinto, questo è del 1516, è una copia pittorica della sindone, vediamo 4 gruppi di macchie che corrispondono a questi 4 gruppi di bruciature. Dunque, quando la sindone è stata copiata, queste bruciature già esistevano, sono bruciature quindi antecedenti al 1516. Per le altre sappiamo invece la data, che è il 1532. La sindone era ripiegata in una cassetta reliquiario, un lato e in particolare un angolo si sono bruciati, una volta aperto il lenzuolo la bruciatura era ripetuta su tutta la sua lunghezza. Ecco, apro subito una parentesi importante sull'esistenza delle copie pittoriche della sindone. Uno dei luoghi comuni con i quali si cerca di smantellare l'autenticità della sindone è che esistono tante sindoni. Ogni tanto qualcuno comincia a dire: ah, ma esistono 50 sindoni, e allora comincia poi quel triste elenco di quanto legno della croce che ci si può fare una nave o in alternativa una foresta, e quante colonne della flagellazione, e così si va avanti con questi lunghi elenchi che non dicono nulla dell'autenticità della sindone. È vero, esistono molte copie della sindone, ma sono dipinte e c'è anche scritto. C'è anche scritto perché è un vanto aver toccato l'originale, cioè la copia, per essere reliquia, per contatto, veniva messa addirittura sopra l'originale. Quindi qualche frammento di pittura in tracce proprio esigue che noi possiamo identificare sul lenzuolo non è certamente responsabile dell'immagine. Una volta un professore di chimica americano disse che aveva trovato sulla sindone un cristallino di cinabro e quindi per questo si poteva dire che la sindone era un dipinto. Siccome purtroppo per lui si era appena schizzato col pomodoro degli spaghetti da cravatta, ho detto: professore, stia attento, perché l'esame di quel piccolo schizzo di pomodoro sulla cravatta può far desumere che lei è tutto un pomodoro, quindi questo potrebbe essere un po' pericoloso. Allora, l'immagine non è dovuta a pittura, queste sono copie, le copie non sono rivali della sindone perché sono dichiarate come copie pittoriche anche di fattura piuttosto modesta, quindi non si può fare confusione. Le toppe che vedete, questi triangolini, sono stati messi dalle suore Clarisse di Chambéry nel 1534 per coprire i danni dovuti all'incendio, cioè proprio dei fori dovuti alle bruciature di quella notte terribile tra il 3 e il 4 dicembre del 1532. Vediamo anche sulla sindone degli aloni dovuti ad acqua,
anche degli aloni, potremmo dire che sono di due epoche diverse, ci sono piccole macchie dovute all'acqua usata per spegnere quell'incendio, ma i grandi aloni, che per tanto tempo si è creduto fossero dovuti all'acqua dello spegnimento dell'incendio del 1532, si è visto recentemente che sono invece di un'altra epoca, perché piegando la sindone in modo da far combaciare gli aloni, non combaciano le bruciature. Quindi almeno due volte il fuoco, almeno due volte l'acqua. Ancora c'è da dire che ci sono due rettangoli laterali, queste sono parti mancanti della sindone. Le suore clarisse di Chambéry misero la sindone su una fodera di sostegno, la sindone è stata tutta impunturata e fissata su questa fodera, che noi possiamo vedere nei due angoli, perché qui questi due rettangoli non sono toppe messe sopra come tutte queste, ma viceversa parti mancanti della sindone dove noi possiamo vedere la fodera sottostante. Perché sono stati tagliati questi angoli? L'ipotesi più verosimile è che fossero usurati, perché anticamente la sindone si esponeva proprio tenendola soprattutto per i due angoli estremi, e quindi siano stati tagliati via. Il prelievo che fu fatto per la radiodatazione, quella famosa del carbonio 14, fu fatto esattamente in questo punto, che era proprio uno di quelli che erano stati sconsigliati per il prelievo, proprio perché a rischio di essere zone quantomeno inquinate, se non addirittura rammendate. Ma prima di parlare di questo vi devo far notare una piccola linea che corre lungo tutta la sindone, è una cucitura, e anche questa è una cucitura interessante. Vediamo adesso cosa è successo nel 1898. Nel 1898, ecco, vediamo un attimo prima le toppe che sono state tolte dalla sindone. Oggi la sindone, andando a Torino, si vede così, senza le toppe di copertura, quindi si vedono i fori scoperti, si vede la fodera sottostante, è stato fatto questo lavoro di asportazione, poi qui manca la strisciolina del carbonio 14. Dunque la sindone è stata fotografata nel 1898 senza diciamo prospettive di avere niente di speciale, semplicemente per avere un ricordo, visto che era stata nel frattempo inventata la fotografia, un ricordo della sindone invece che dipinto o fotografato. Ma la sorpresa fu che il negativo fotografico ci permetteva di vedere l'immagine del corpo meglio che il lenzuolo stesso, soprattutto il volto presentava tutti i lineamenti in una maniera talmente dettagliata e definita che era impressionante. Il primo fotografo, secondo Pia, quello che eseguì questa fotografia, raccontò nelle sue memorie, nel diario che lui scrisse, che l'emozione quella notte in cui sviluppò la lastra fu tale che rischiò di scivolargli e di cadergli dalle mani. Nel 1931 fu fatta di nuovo la fotografia. Da quel momento gli scienziati avevano a disposizione, non potendo avere il corpo, una sua fotografia però molto dettagliata. E dunque furono i primi scienziati che si interessarono della sindone, i medici e soprattutto i medici legali, che cominciarono a fare delle ipotesi sulle cause della morte dell'uomo che era stato avvolto nel lenzuolo. È chiaro che noi quando fotografiamo la sindone non fotografiamo il corpo non c'è più, fotografiamo il negativo del corpo. Per questo nel nostro negativo noi torniamo a rivedere il positivo. Beh, questa scoperta certamente cambiò la prospettiva di approccio alla sindone per chi era magari scettico verso le reliquie di dubbia origine. In questo caso pensare che un falsario medievale potesse aver realizzato un oggetto del genere aveva delle notevoli difficoltà. Chi avrebbe potuto fare un oggetto in negativo quando neanche si conosceva il concetto di negativo, e poi così perfetto quando nel Medioevo non c'era la conoscenza e la possibilità di realizzare un'immagine di questa perfezione anatomica? Allora gli scienziati decisero di sottoporre al cardinale Arcivescovo di Torino un programma di ricerca che fu approvato, e ebbero a disposizione la sindone per alcuni giorni. Arrivarono a Torino con una imponente strumentazione che permetteva di fare non solo prelievi e rilievi sul posto, ma anche di fare delle misure. Fu fatta la radiografia, la fluorescenza raggi X. Da tutta questa serie di indagini vennero risposte importanti riguardanti il telo, le polveri trovate nel telo,
l'immagine e il sangue. Per quanto riguarda il telo, è una stoffa di lino che è stata filata a mano e tessuta a spina di pesce. Questo tipo di tessitura, ne vediamo due a confronto con la sindone, esiste nel Medio Oriente già dal 3600 a.C. e è stata usata come tessitura per stoffe pregiate. Questi sono due bordi di cuscini funerari degli scavi archeologici di Antinoe del II secolo, trovati nella tomba di una nobildonna con corredo funerario prezioso. Dunque la sindone, un lenzuolo che ha avvolto il cadavere di un crocifisso, è un lenzuolo di grande pregio. Normalmente i crocifissi finivano in una fossa comune e se non si trattasse di Gesù sarebbe inspiegabile che un qualsiasi brigante e ladrone, invece di finire nella fossa comune come era normale, viceversa venisse addirittura avvolto in un lenzuolo di grande pregio. Esistono altre stoffe di sepolture ebraiche del primo secolo? Ecco, noi vediamo la sindone a confronto con un frammento di stoffa trovato recentemente ad Acheldama, proprio il famoso campo di sangue di Giuda, no? Lì era sepolto un lebbroso. Allora, normalmente dopo un anno le ossa venivano tolte, i resti venivano tolti dalle sepolture e venivano messi in un ossario, per cui non abbiamo resti di sindone sepolcrali. Il tessuto sepolcrale che veniva usato, perché i cadaveri venivano messi in un lenzuolo, ma questo si corrompeva con il corpo e poi venivano raccolte le ossa. Ecco perché non abbiamo molti reperti, anzi praticamente quasi non ce ne sono. Questo è molto interessante perché questo frammento invece ci dice che questa sepoltura non è stata poi rimaneggiata dopo un anno, probabilmente perché quest'uomo era lebbroso e non è stato poi toccato. È una tessitura interessante perché un filo, vedete, si intreccia con due. La sindone è fatta che, in modo che un filo si intreccia addirittura con tre, con uno spostamento, quindi questo è addirittura più pregiato di questo tessuto, ma anche qui c'è comunque una tessitura non semplice. Ora, il ritrovamento di questa stoffa, che cosa testimonia? Che venivano usate stoffe per la sepoltura e potevano essere stoffe anche non semplici a trama ortogonale. Basta, non dice altro. Naturalmente questa scoperta archeologica è stata usata contro la sindone, perché qualcuno ha detto, siccome la sindone è fatta in questo modo e questa non è proprio uguale, allora vuol dire che la sindone è falsa. Beh, queste deduzioni sono del tutto gratuite e quindi sorvoliamo su questo. Andiamo invece a vedere questa cucitura di cui vi ho parlato in alto. È una cucitura fatta in una maniera particolare. Un parallelo di questa cucitura è stato trovato solo negli scavi archeologici di Masada, quella località vicino al Mar Morto, dove nel 73 d.C. alcuni ebrei che resistevano all'assedio dei romani si suicidarono per non cadere vivi nelle mani appunto degli aggressori. E questo episodio sicuro e questo ritrovamento archeologico ci fa capire che una tela sicuramente del primo secolo e sicuramente giudaica ha la stessa particolare cucitura della sindone, un altro elemento importante. E veniamo alle polveri. Le polveri prelevate nella stoffa hanno permesso l'identificazione di aloe e mirra, le sostanze profumate che portò Nicodemo. Sono stati trovati dei cristallini anche minerali, è stata trovata aragonite, uguale come impurezze all'aragonite delle grotte di Gerusalemme, ed ecco alcuni dei pollini. Alcune piante sono molto particolari, per esempio questa che è lo Zygophyllum dumosum, cresce solamente in questa zona della penisola del Sinai. Quindi la presenza di questi pollini, che vi dicevo prima, è una prova sicura della provenienza della sindone da Gerusalemme. E questi studi, iniziati in Svizzera da parte del professor Max Frey-Sulzer, che era il direttore del laboratorio scientifico della Polizia di Zurigo, sono stati poi ampliati e confermati dal professor Alino Amadanin, che è docente di botanica all'Università di Gerusalemme. C'è da notare che gli scienziati che hanno studiato la sindone non sono tutti cattolici, anzi la maggior parte sono protestanti, perché molti sono americani o ebrei anche, ci sono studiosi ebrei che si sono interessati della sindone, o addirittura agnostici, quindi non c'è un voler per forza dire che la sindone è autentica per un sentimentalismo religioso. Sono studi oggettivi condotti da scienziati e pubblicati su riviste scientifiche referenziate e
esistono ormai oltre 300 articoli scientifici di questo genere, di questo livello, pubblicati sulla Sequoia. Vediamo adesso il sangue. Il sangue è sangue umano che, per la morfologia che presenta sulla stoffa, è sangue che si è coagulato sulla pelle di una persona ferita, è sangue uscito durante la vita, per esempio questo che si vede sulla fronte, o sangue post-mortale, quello che esce dalla ferita del costato, sangue venoso, questo, sangue arterioso, quello invece sulla tempia. E si vede la morfologia della coagulazione con la retrazione del coagulo e la spremitura del siero, e poi però si vede che questi grumi già ormai secchi, questi coaguli che erano diventati delle croste sulla pelle della persona ferita, si sono ridisciolti parzialmente a contatto con il lenzuolo che era inumidito, imbevuto di olio profumato con l'aloe e la mirra. In caso di morte violenta, secondo la norma giudaica, non c'era il rito di sepoltura ordinario con il lavaggio della salma, e il sangue ritenuto sede della vita, dell'anima, andava preservato insieme al corpo, per cui il corpo insanguinato veniva messo nel lenzuolo così come si trovava, e la profumazione avveniva attraverso proprio il telo, che era lui ad essere profumato per poi trasferire questi profumi indirettamente sul corpo. Quindi il ridiscioglimento di questi coaguli testimonia un tempo di contatto, perché non è un ridiscioglimento completo. È stato calcolato che questo processo di fibrinolisi, cioè di ridiscioglimento della fibrina, è andato avanti circa 36 ore. Questo è molto interessante, perché noi sappiamo che il corpo di Gesù viene messo nel sepolcro il venerdì al tramonto. Contando circa 36 ore arriviamo all'alba del giorno dopo il sabato, quando il lenzuolo viene trovato vuoto. Un altro dettaglio interessante è che mentre il drappeggio del lenzuolo attorno al corpo con il sangue già coagulato non crea segni di spostamento o sbavature, dopo quelle 36 ore, se qualcuno avesse strappato via il lenzuolo che si era ormai attaccato alle ferite perché il sangue si era ammorbidito, noi vedremmo dei segni di spostamento che non ci sono. E il corpo e il lenzuolo hanno, diciamo, terminato il loro contatto senza spostamenti. Non ci sono poi quegli aloni scuri che si avrebbero per l'emissione di gas putrefattivi dalla bocca, quindi il corpo non ha iniziato a putrefarsi nel lenzuolo. Il sangue è una sostanza che ha macchiato i fili, cioè c'è una sostanza sui fili che si può analizzare. Sono state trovate anche, oltre, vedete questa esempio fibrilla insanguinata, un globulo rosso, dei frammenti di pelle. Si tratta di sangue umano del gruppo AB, è il gruppo più raro, solo il 5% della popolazione ha il gruppo AB, e per una singolare coincidenza è lo stesso gruppo sanguigno del miracolo di Lanciano. Voi sapete che nell'VIII secolo a Lanciano, in Abruzzo, per il dubbio di un celebrante, l'ostia fra le sue mani divenne un pezzo di carne sanguinante, il vino nel calice è diventato sangue. Sono stati analizzati dal professor Edoardo Linoli, che forse qualcuno di voi anche conosce, e è stato riscontrato che questo è un frammento di tessuto miocardico umano incorrotto, senza sostanze conservanti, non è andato in putrefazione, una cosa piuttosto misteriosa, e quindi un pezzetto di cuore umano e sangue del gruppo AB. Stesso gruppo sanguigno anche su questo panno, il sudario di Oviedo, in Spagna, è conservato, piegato in due, vedete le macchie sono simmetriche, secondo un'antichissima tradizione, questo panno si trova lì nelle Asturie dall'VIII secolo, fu messo sul volto sfigurato di Gesù quando il corpo fu tirato giù dalla croce per coprire il volto sfigurato fino al sepolcro. Al sepolcro fu poi tolto, piegato da una parte, e il corpo fu messo nella Sinone. Anche in questo caso abbiamo sangue umano del gruppo AB e abbiamo lo stesso tipo di pollini per quello che riguarda il Medio Oriente, ed è interessante che sulla Sindone poi ci sono pollini della Turchia, mentre su questo panno del Nord Africa, e i due percorsi fatti dai due panni per arrivare in Europa sono proprio questi, il passaggio in Turchia per la Sindone e nel Nord Africa per il sudario. E la trama di questa stoffa è più semplice, è trama ortogonale, però anche questo panno ci dice qualcosa di interessante sulla sepoltura di Gesù. E vediamo all'immagine, ecco, l'immagine è quello che è il vero mistero della
Sinnone, perché questa immagine che noi vediamo, cioè le sembianze, furono interpretate all'inizio come un'immagine da contatto. Provate a pensare di non conoscere il negativo fotografico. Guardando solo la stoffa, l'ipotesi più ovvia era pensare che il corpo sudato, sporco, avesse in qualche modo impresso quest'ombra sulla stoffa per contatto. Vedendo il negativo ci si è resi conto poi che l'immagine non poteva essere da contatto, perché con il contatto il lenzuolo o tocca o non tocca, se un'immagine è da contatto viene solo dove tocca. Qui l'immagine invece sfumata c'è dappertutto, anche dove evidentemente il lenzuolo non toccava, come il fondo degli occhi. Questo significa che noi dobbiamo interpretare questa immagine come una proiezione di un qualcosa che ha inscurito di più dove era più vicino, come la punta del naso, dove toccava o era più vicino, e di meno dove era più lontano. E poi le analisi chimiche condotte sulla stoffa stessa hanno fatto capire che su questi fili non c'è una sostanza d'apporto, cioè mentre il sangue è una sostanza rossa che si trova sui fili di macchia, dove c'è l'ingiallimento dell'immagine c'è solo un cambiamento di colore delle fibre stesse del filo, cioè il filo è disidratato e ossidato, ma non c'è una sostanza gialla, è lui che ha cambiato colore. Ora, cosa può far disidratare e ossidare il lino? Il lino è fatto di cellulosa e come un giornale abbandonato al sole ingiallisce, così in questi punti è più ingiallito, è tutto ingiallito per l'esposizione alla luce, ma qui l'ingiallimento è maggiore. Un altro quesito che sono posti gli scienziati è se sulla Sinnone fosse arrivato prima il sangue o prima l'immagine. È arrivato prima il sangue, perché sotto il sangue i fili sono bianchi, non hanno l'ingiallimento dell'immagine. Quindi l'immagine si è formata dopo che già il sangue aveva macchiato la stoffa. Questa immagine è stata letta da un analizzatore di immagine in modo tale da poter ricostruire, in base al chiaroscuro, la forma tridimensionale del corpo che è stato avvolto. Questo normalmente da un'immagine bidimensionale non è possibile. Qui siamo in presenza di una informazione tridimensionale codificata in questo chiaroscuro. Quindi la Sinnone si comporta come una specie di ologramma, e certamente un falsario medievale non poteva avere queste cognizioni. Analizzando poi il corpo si è visto che era un uomo fra i 30 e i 40 anni, un uomo muscoloso, guardate i muscoli pettorali, il naso sottile e l'indice tibio femorale lo collocano fra i semiti. Guardando in particolare la zona del viso si è visto che sugli occhi ci sono due piccoli oggetti rotondi, sono stati interpretati come tracce di due piccole monete sul cui bordo ci sono delle lettere. E queste lettere si vedono bene anche nel rilievo tridimensionale, apparterebbero alla scritta Tiberio Caesaros, cioè monetine dell'epoca di Tiberio. Recentemente sono stati anche portati avanti degli studi di indagine su alcune ombre, alcune tracce che risulterebbero delle scritte intorno al volto. Naturalmente c'è da considerare chi non si rassegna, diciamo così, all'autenticità della Sinnone. Ebbene, vediamo le teorie alternative. Alcuni scrittori si sono lanciati nel dire che la Sinnone è un autoritratto di Leonardo da Vinci. Beh, questa ipotesi è difficilmente sostenibile, perché Leonardo da Vinci è nato nel 1452, la Sinnone che oggi è a Torino è documentata senza ombra di dubbio, è la stessa che si trovava a Lirè nel 1353. Allora, come si fa a sostenere questa teoria? Beh, si dice che la Sinnone non è quella, è stata sostituita, pura fantasia. Altra teoria è quella che Jacques de Molay, il gran maestro dei Templari, viene torturato e messo nella Sinnone proprio a metà del 1300. Qui come epoca andiamo bene, perché Jacques de Molay muore nel 1314, quindi come tempi ci potremmo essere. Ma Jacques de Molay muore sul rogo, e quindi che lui sia stato usato come uomo della Sinnone è pura fantasia anche questa. Tentativi di realizzazione ad arte della Sinnone artificialmente, insomma in modo da fare una falsa reliquia.
Uno dei primi e più famosi realizzatori di quest'opera falsa è il professor Vittorio Pesce Delfino, un antropologo di Bari, che ha arroventato un bassorilievo di bronzo, con quello ha in qualche modo scaldato una stoffa tipo effetto ferro da stiro dimenticato e poi ha completato l'opera con dell'ocra. Il confronto con la Sindone ha rivelato però le differenze, cioè le immagini ottenute col bassorilievo riscaldato, a parte che non hanno la gamma di chiaroscuri della Sindone, non hanno quella finezza di dettaglio, ma presentano dei furfuroli dovuti appunto alla bruciatura e non hanno invece il tipo di disidratazione e ossidazione della Sindone, cioè la stoffa è sì disidratata e ossidata, ma anche bruciacchiata, quindi non ci siamo. Oltretutto sulla Sindone c'è sangue arrivato prima della bruciatura presunta, per cui per realizzare quest'opera il falsario avrebbe dovuto prima avvolgere la Sindone attorno a un cadavere e poi mettere il bassorilievo riscaldato. A questo punto il calore del bassorilievo, che secondo la ricetta del professor Vittorio Pesce Delfino è 230 gradi, avrebbe bruciato il sangue. Quindi anche questa teoria è stata accantonata. Recentemente ne è stata proposta un'altra e per avvalorarla è stata realizzata un'intera copia della Sindone. Lodevole tentativo, però anche qui guardiamo da vicino il viso, non siamo proprio al confronto con l'originale. Intanto anche in questo caso questa è ocra, non è sangue, e l'immagine è stata ottenuta con un pigmento di pittura mescolato con dell'acido solforico, che però è stato poi lavato, perché siccome sulla Sindone i pigmenti non ci sono, allora il pigmento mescolato con l'acido bruciacchia la stoffa, poi la stoffa viene lavata e poi viene aggiunta l'ocra. Beh, certo, qualcuno mi ha detto, gli assomiglia molto, e io ho detto sì, però anche le piante finte sembrano vere, anzi sono pure più comode perché non bisogna innaffiarle, solo che poi non crescono, quindi non è che si può dire che siano la stessa cosa. E quindi anche questo tentativo recente che è stato, ha fatto il giro del mondo questa notizia, è stata fatta la Sindone falsa, quindi si può fare Sindone quante ne vogliamo, non corrisponde al reale oggetto che abbiamo a Torino. Su un altro filone di indagine si è orientato invece il campo della medicina nucleare e della fisica. Questo medico americano si è fatto iniettare una soluzione di Technetium 99 per fare in modo che il suo corpo, diventato debolmente radioattivo, potesse emettere qualcosa che poteva essere fotografato. Ecco come è stata realizzata praticamente l'emissione delle sue mani, è stata fotografata, positivo, negativo, tridimensionale. Queste sono le mani dell'uomo della Sindone. Qual è l'ipotesi che porta avanti questo medico americano? È più o meno la stessa che hanno portato avanti un gruppo di fisici dell'ENEA di Frascati, l'ente per la ricerca sulle energie. Questi fisici hanno bombardato delle stoffe di lino con un laser ai cineri che produce radiazione ultravioletta. Qual era lo scopo? Vedere se una radiazione ultravioletta può ingiallire la stoffa facendola diventare simile, come disidratazione e ossidazione, alla Sindone. E qui ci siamo, cioè loro sono riusciti ad avere un ingiallimento paragonabile. A questo punto non è pensabile che un falsario medievale abbia fatto la Sindone con laser. L'ipotesi di quei medici di medicina nucleare e di questi fisici è che al momento della resurrezione possa essersi sprigionato dal corpo di Cristo un lampo ortogonale di radiazione ultravioletta, cioè una luce che può aver ingiallito il telo. E naturalmente noi non abbiamo nel Vangelo uno spunto di sapere che cosa è successo al momento della resurrezione, però ricordiamo anche che nella trasfigurazione sul Tabor scrivono gli evangelisti che il volto di Gesù brilla come il sole e le sue vesti diventano candide come la luce. È chiaro che un'ipotesi del genere va al di là di quello che la scienza può verificare e quindi rimane confinata nel campo delle ipotesi. Ipotesi però più verosimile e diciamo praticabile delle altre. Altro capitolo della storia della Sindone è quella della datazione radiocarbonica, cioè il tentativo di attribuire una data di origine di quel telo, cioè la data di morte della pianta di lino con cui è stata fatta la Sindone. Praticamente il metodo si basa sull'esistenza di carbonio radioattivo
che è pochissimo, ce n'è un atomo ogni 1000 miliardi di atomi di carbonio normale, che però si lega all'ossigeno e forma l'anidride carbonica radioattiva e quindi viene assorbito dagli animali e dalle piante. Durante la vita di ogni essere vivente c'è un equilibrio fra il carbonio che arriva e quello che nel frattempo decade, cioè si ritrasforma, viene dall'azoto e ridiventa azoto. Dopo la morte non c'è più il rifornimento, quindi nei resti il carbonio radioattivo può solo diminuire, quindi da quanto ne resta in un reperto possiamo desumere da quanto tempo è avvenuta la morte di quell'animale, di quella pianta. Il metodo funziona bene se non c'è stato però un inquinamento o qualche manipolazione dopo la morte della pianta. Quando il campione fu prelevato in quell'angolo, diciamo, infelice, perché non era proprio quello che era stato suggerito, il peso del campione era quasi il doppio di quello che ci si aspettava, quindi c'era qualcosa che non andava. Nonostante questo, nonostante ci fossero già dei problemi, si procedette con l'esame e praticamente il campione preso appunto un po' imprudentemente in quella parte che era stata ritenuta a rischio fu diviso in tre parti e dato a tre laboratori. Ora, il fatto che tre laboratori hanno ottenuto lo stesso risultato non è che è una prova che il risultato è giusto, perché qualcuno fa questa obiezione: beh, ma se tre laboratori danno lo stesso risultato, il risultato è sicuro. E io rispondo: sì, ma se una mattina ti prendi una bella brioche e il cappuccino e vai a tre laboratori a farti l'analisi del sangue e tutte e tre ti troveranno la glicemia alta, questo non significa che tu stai male, ma semplicemente che non sei andato a digiuno. Quindi il fatto che tre laboratori che usano lo stesso metodo hanno dato lo stesso risultato vuol dire semplicemente in questo caso che lo stesso problema c'era in tutti e tre i pezzettini che provenivano dallo stesso campione. Quando fu annunciato il risultato fu praticamente condizionato il cardinale Ballestrero a dare lui il risultato, perché altrimenti, questo dissero gli scienziati, voleva dire che la Chiesa aveva paura di un risultato scomodo, e dissero anche che loro non avrebbero fatto una conferenza stampa. Quindi il cardinale diede l'annuncio e il giorno dopo invece a sorpresa la conferenza stampa fu fatta, e anche con una certa ironia. Ma gli studi successivi poi condotti su campioni, diciamo, prelevati sempre da quello stesso punto e campioni di riferimento hanno portato a scoperte successive che sono diventate molto meno famose del carbonio 14. Tutti conoscono il carbonio 14 che ha detto la fibra non è falsa, non tutti sanno però che quelle fibre, quei fili di quella zona sono inquinati da una patina di funghi e batteri che non è stata rimossa dal sistema di pulizia usato. Questa patina può spostare anche di parecchio una datazione. Una mummia conservata al museo di Manchester a una prima datazione aveva dato una differenza di 1000 anni fra le bende e le ossa, e questo è stato motivato proprio dall'inquinamento delle bende. Poi si è vista una differenza in alcuni fili e si è scoperto che proprio in quell'angolo ci sono fibre di cotone che è stato anche incollato, in un certo senso inamidato, per un restauro. Esisteva il metodo del rammendo invisibile francese, e tuttora esiste, questo rammendo che ricostituisce praticamente una parte lisa sostituendola proprio, si ritesse proprio la parte che viene a mancare. In questo modo sulla sindone, avendo avuto addirittura anche un rammendo, non si poteva aspettare un risultato valido per l'età del lenzuolo. Quindi oggi quel tipo di indagine viene un po' accantonata, viene messo da parte quel risultato e si cerca nuovi metodi di datazione. Nel frattempo vediamo il percorso fatto dalla sindone. Nei primi secoli si parla di un panno che viene portato a Edessa, un panno su cui c'è la miracolosa immagine di Gesù. Questo panno viene portato nel X secolo a Costantinopoli, scompare nel 1204 e riappare poi in Francia. Quindi l'itinerario è Gerusalemme, Urfa, Istanbul, Atene, poi Rai-sur-Saône, Besançon, Lire, Chambéry, Torino. Vediamo qualche dettaglio di queste tappe. Nei primi tempi del cristianesimo abbiamo le persecuzioni. Quando qualcuno dice, ma all'inizio perché non si parla di sindone? Beh, nei primi tre secoli
i cristiani avevano qualche problema di sopravvivenza, per cui addirittura non veniva nemmeno raffigurato Cristo, c'erano dei simboli, no? Il famoso pesce con i panni eucaristici, il pesce perché era un acronimo in greco delle parole Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Quando Gesù comincia a essere raffigurato, e siamo proprio sulla fine del terzo secolo, quarto secolo, è il buon pastore o il taumaturgo, queste sono sempre immagini delle catacombe. Gesù è raffigurato come un giovane a significare l'eternità di Dio, la sindone ancora è nascosta. Nel VI secolo comincia a circolare una notizia interessante, che a Edessa c'era un panno che era stato usato da San Giuda Taddeo per guarire il re Abgar di Edessa. Questa è un'icona del X secolo conservata al monastero di Santa Caterina al Monte Sinai, dove si vede San Giuda Taddeo, uno degli apostoli ed era anche cugino di Gesù, e poi si vede sempre lo stesso San Giuda Taddeo che porta un panno stretto e lungo con al centro il volto di Cristo, al re di Edessa. Questo re, che secondo questa tradizione era contemporaneo di Gesù, manda un messaggero a chiedere a Gesù di venirlo a guarire. Gesù gli promette un intervento diverso, arriva San Giuda Taddeo, la luce che si sprigiona dal panno guarisce il re. Questa tradizione si diffonde soprattutto dal VI secolo. Perché? Perché dopo la morte di questo re, dice sempre questa antica tradizione, il paese, la città di Edessa tornò al paganesimo. Allora il panno con la miracolosa immagine di Gesù fu nascosto nelle mura della città. E poi arriviamo a una data storica, nell'anno 525 questo panno viene ritrovato. Ecco, siamo proprio agli inizi del VI secolo. E proprio nel VI secolo c'è un cambiamento completo dell'iconografia di Cristo, che Gesù viene raffigurato in una maniera chiaramente copiata dalla sindone. Questo è un vaso d'argento del VI secolo trovato a Homs in Siria e oggi conservato al Louvre. Anche questo reliquiario d'argento del VI secolo, noi possiamo sovrapporre proprio queste antiche immagini, che siano mosaici, affreschi, icone, con la sindone, e questi studi sono stati condotti in America con gli stessi metodi usati dalla polizia scientifica per sovrapporre l'identikit ricostruito con la testimonianza di chi ha visto un delitto con le foto segnaletiche delle persone sospette. Se ci sono 60 punti di coincidenza, si dice che sono due immagini della stessa persona. Ecco, fra la sindone e queste immagini ci sono dai 150 ai 250 punti di congruenza, di sovrapponibilità. Quindi sono due immagini della stessa persona. E allora la prova iconografica è una prova fortissima della identità della sindone con il lenzuolo funebre di Gesù, perché l'uomo che è stato avvolto nel lenzuolo è lo stesso che viene raffigurato su queste antiche immagini. Il mandilion viene descritto come un panno tetradiplon, cioè piegato quattro volte doppio, un panno che ha questa forma stretta e lunga. E le raffigurazioni più antiche fanno vedere anche una griglia con al centro dei fiori, come un qualcosa che copre un cerchio che coincide poi con l'aureola e ci fa vedere al centro il volto di Cristo. Dunque è stato ricostruito, con un lavoro appunto di paziente collezione di tutte queste immagini e informazioni, che la sindone doveva essere piegata in questo modo, e piegata in otto, tetradiplon viene proprio questa forma, e così era conservata a Edessa. Quando arriva a Costantinopoli questo panno, c'è anche qui una data storica, il 16 agosto dell'anno 944 viene portata a Costantinopoli, e qui abbiamo anche dei documenti scritti, come questo discorso che viene fatto proprio all'arrivo del mandilion, e si dice, si invitano i fedeli a vedere anche la ferita del costato da cui sgorga sangue, quindi non era solo il viso. Interessante questo sinaxario, cioè il libro dei santi ortodosso conservato al Monte Athos, dove si dice chiaramente che a Edessa c'era un panno con l'impronta dell'intero corpo di Gesù, e ci sono molte altre testimonianze che ci dicono dunque che a Edessa c'era
la sindone ripiegata. La sindone poi a Costantinopoli viene aperta, da Mandilion diventa Imago Pietatis, perché si comincia ad aprire l'età, e allora ecco le icone che abbinano il Mandilion al Cristo a mezzo busto, l'Imago Pietatis, che emerge da una tomba stretta, con le braccia incrociate, il capo chinato da un lato. Era la maniera con cui veniva tirata su la sindone ed esposta a Costantinopoli. Anche di questo periodo ci sono numerose immagini, e una fra tutte importante è il manoscritto Pray di Budapest, dove Gesù è raffigurato nudo con le braccia incrociate davanti, ecco, lo vedete, chiaramente copiato dalla sindone, sulla fronte lo stesso segno, non si vedono i pollici come non si vedono sulla sindone, perché il chiodo conficcato nel polso provoca la lezione del nervo che muove il pollice, quindi i pollici si ripiegano al di sotto della mano. La seconda scena è l'angelo che dice alle donne: non è qui, è risorto, venite a vedere dove avete posto, e mostra la sindone aperta, ormai vuota. Ci sono dei piccoli segni che ricordano le antiche bruciature. Cattedrale di Chartres, anche questa è una testimonianza antichissima, siamo al XII secolo, Gesù è rappresentato anche con questa curva, detta curva bizantina, una posizione contorta del corpo che viene anche questa desunta dalla sindone, perché sulla sindone si vede una gamba più rattrappita, era la gamba sinistra, perché il piede sinistro poggiava sul destro, e questo fa nascere anche la leggenda del Cristo zoppo, il poggiapiedi della croce inclinato che usano gli ortodossi. Ecco, vedete il volto, anche questo con caratteri desunti dalla sindone, c'è anche un rivolo sulla fronte che ricorda il rivolo di sangue. Sempre nella cattedrale di Chartres vediamo questa deposizione col Cristo, chiaramente di ispirazione sindonica. Questo reliquiario del XII secolo, Victoria Albert Museum, un epitaffio bizantino con Gesù deposto sulla sindone a spina di pesce, potremmo andare avanti con queste immagini. Ma anche da Costantinopoli la sindone scompare. Durante il saccheggio della Quarta Crociata c'è un documento scritto da Robert de Clary, un crociato che era presente, che dice che a Notre Dame, Santa Maria del Blacherne, dove la sindone che aveva avvolto il corpo di Nostro Signore era esposta, viene saccheggiata, viene portata via la sindone. Nessuno sa chi l'ha portata via. In realtà c'è un documento molto interessante, che è questo cartularium, che dice che la sindone è stata portata ad Atene. Questo è del 1205, e praticamente ad Atene era duca di Atene Oton de la Roche, che era proprio il cavaliere crociato che aveva avuto il quartiere delle Blacherne durante il saccheggio di Costantinopoli. Un altro documento ci dice che lui nel 1208 manda la sindone a suo padre Pons de la Roche, che viveva in questo castello che ancora esiste a Rai-sur-Saône, e nel cui interno è conservato questo cofanetto, dentro il quale, secondo la tradizione loro, è stata conservata la sindone. La sindone poi viene data ai canonici di Besançon, mentre nel frattempo abbiamo un'altra pista di indagine, che è quella dei cavalieri templari. Ecco, questa scena è la fine degli ultimi templari a Rogo, e Jacques de Molay muore su Rogo insieme a un altro cavaliere crociato che si chiamava Geoffroy de Charny, uno zio del primo possessore della sindone, quell'altro Geoffroy de Charny, omonimo suo, che esporrà la sindone per la prima volta nel 1353. Dei crociati si è detto molto, sono stati accusati anche di cose terribili, ci sono state delle accuse che poi erano praticamente infamanti, ma non corrispondevano a verità. Una di queste era quella di idolatria, vengono mandati a Rogo come eretici, perché avrebbero venerato un idolo, la testa di un uomo demoniaca, il bafometto, cioè una deformazione della parola Maometto, un uomo con capelli e barba rossa, quindi un diavolo. No? Ma noi possiamo oggi sapere com'era il bafometto. Questo volto trovato a Templecombe ha circa 150 punti di sovrapponibilità con la sindone, e ci sono interessanti testimonianze che dicono che i templari dovevano venerare e baciare l'immagine di Cristo su un panno, e ci sono altri motivi per pensare proprio che abbiano custodito la sindone in questo periodo di nascondimento. Comunque nel 1353 la sindone appare all'Irene nelle mani di
questo Geoffroy de Charny, che non dice come l'ha avuta, lui muore in battaglia e porta con sé nella tomba il segreto. In realtà un'ipotesi c'è, perché questo che è un medaglione di pellegrinaggio di quell'epoca ci fa vedere lo scudo, diciamo d'arme del Geoffroy de Charny insieme a quello della moglie Jeanne de Vergy, la seconda moglie. Lui aveva sposato in seconde nozze una pronipote proprio di quello Tom de la Roche che aveva portato via la sindone da Costantinopoli. Suo figlio esporrà poi la sindone senza chiedere il permesso al vescovo e questo scatenerà il risentimento del vescovo, che scrisse una lettera in cui protestava per questa esposizione senza il suo permesso e diceva che oltretutto la sindone era anche un dipinto, era un falso. Ora, noi sappiamo che la sindone che abbiamo oggi a Torino non è un dipinto, quindi è del tutto inutile, viene continuamente riproposta questa lettera come una prova della falsità della sindone, ma la sindone che noi abbiamo non è un dipinto, quindi questa lettera non ha nessun valore riguardante alla sindone che noi abbiamo. E la sindone viene poi data alla famiglia Savoia, perché l'ultima discendente dei De Charny, non avendo eredi, decide di darla ad Anna de Lusignano, una nobildonna sua amica, che era la moglie del duca Ludovico di Savoia. Quindi anche qui abbiamo una data storica, il 22 marzo del 1453, la sindone viene acquisita dai Savoia che la portano a Chambéry, questa è la cappella che loro fanno costruire appositamente nel loro castello, e chiedono poi al Papa di avere una messa speciale e una festa liturgica per la sindone. Quindi nel 1506 il Papa Giulio II concede fissa al 4 maggio la festa liturgica della sindone. Nel 1532 avviene quell'incendio, qui siamo nell'interno della Sainte-Chapelle di Chambéry, in questa nicchia era conservata la sindone, all'epoca non c'era questo altare ma c'era un coro di legno che bruciò e quindi la cassetta in cui era conservata la sindone, che era una cassetta come questa che vedete, che sarà poi una cassetta successivamente usata per il trasporto della sindone a Torino, ecco, la cassetta originale era coperta da rivestita d'argento e si rovina naturalmente con questo incendio. La sindone ha un danno grave, per fortuna non nella zona del viso, altrimenti avremmo perso per sempre la parte più interessante, che è proprio il volto, ma rimane appunto con tutte queste bruciature che la deturpano. Arriviamo al 1578 e San Carlo Borromeo, il cardinale arcivescovo di Milano, fa un voto al Signore. La pestilenza che affliggeva la città stava mietendo molte vittime, allora lui chiede a Dio la grazia di farla cessare e promette in voto di andare a piedi in devoto pellegrinaggio fino a Chambéry, partendo da Milano a piedi. La peste finisce, il santo arcivescovo si incammina e allora il duca di Savoia gli va incontro portando la sindone a Torino, e a Torino la sindone poi resterà. È stata anche una manovra dei Savoia per dare importanza maggiore alla loro capitale al di qua delle Alpi. Comunque la sindone a Torino ogni anno viene esposta, sempre il 4 maggio, e viene costruita una cappella appositamente per custodire la sindone, la cappella di Guarino Guarini, inaugurata nel 1694, una cappella sontuosa. Su questo altare, dietro la grata, c'era una cassetta in cui la sindone veniva tenuta arrotolata. Durante la Seconda Guerra Mondiale la sindone viene nascosta a Montevergine per salvarla, per proteggerla addirittura dalle mire di Hitler. Si diceva che Hitler volesse impossessarsi della sindone e la sindone viene nascosta. Riportata poi a Torino nel 1978, c'è quella grande ostensione, 4 milioni di pellegrini per andare a vedere la sindone. Nel 1980, pellegrino d'eccezione per un'ostensione privata è Giovanni Paolo II. Vedete con quanta devozione bacia la sindone, sembra quasi di vedere il sacerdote che bacia l'altare, no? Un gesto veramente bello. Io ho avuto la fortuna di incontrare più di una volta Giovanni Paolo II e di poter parlare con lui della sindone. Lui era convinto della sua autenticità. Arriviamo a un altro momento storico, il 14 maggio del 1982.
Voi sapete che proprio un anno prima, il 13 maggio dell'81, a Giovanni Paolo II era stato sparato, c'era stato l'attentato a Piazza San Pietro, e pensate che proprio quel giorno c'erano a Piazza San Pietro gli scienziati americani che avevano ricostruito la statua tridimensionale dell'uomo della Sindone e la volevano consegnare al Papa, e purtroppo non fu possibile. L'anno dopo il Papa portò il proiettile estratto dal suo addome a Fatima per incastonarlo, saldandolo nella corona della Madonna di Fatima. In quell'occasione ha anche esaudito il desiderio di Umberto di Savoia, che era malato di cancro, sapeva che gli restavano pochi mesi da vivere e voleva incontrarlo. Probabilmente già in quell'occasione lui gli disse che cosa sarebbe successo all'apertura del suo testamento. Un anno dopo Umberto muore nel marzo dell'83 e nel testamento c'era la donazione della Sindone al Papa. Quindi dal 1983 la Sindone è del Papa. Altro momento drammatico, la notte tra l'11 e il 12 aprile del 97, questo ce la ricordiamo tutti, momenti di ansia. La Sindone per fortuna non era più nella cappella dove è stata 300 anni, se fosse accaduto questo incendio in quel periodo noi avremmo perduto la Sindone, invece era stata spostata dal 93 sotto l'altra cupola, quella del Duomo, per permettere i lavori di restauro della cappella. Quindi era inserita in questa struttura, questa era la cassetta in cui ancora a quell'epoca veniva tenuta arrotolata la Sindone. Quella notte per fortuna i vigili del fuoco riuscirono a portar via la cassetta e salvarla dall'incendio. Arriviamo al 1998, Giovanni Paolo II, 20 minuti in ginocchio davanti alla Sindone. Questa per me è la migliore risposta alla domanda un po' maligna che fa qualcuno ogni tanto: beh, però qual è la posizione della Chiesa davanti alla Sindone? Per dire che la Chiesa non ha una posizione chiara verso la Sindone. Io rispondo: ho visto il Papa in ginocchio, mi sembra una posizione molto chiara. La Sindone viene venerata e quindi non ci sono dubbi da parte della Chiesa sulla bontà della venerazione della reliquia. Qui vediamo il cardinale Poletto, l'attuale arcivescovo di Torino, che sta osservando la teca super tecnologica in cui la Sindone è stata conservata poi dal 2000 in poi. A temperatura e umidità controllata, in atmosfera di argon, sopra questo vetro poi viene messa una grande lastra che copre, è stato fornito tutto dalla Lenia Spazio, quindi siamo a strutture avveniristiche, però è chiaro che la Sindone messa qua dentro, poi in chiesa, insomma, questa struttura sembrava poco adatta per andare a pregare lì davanti. Allora è stato deciso di ricoprirla con un grande drappo, è stata posta sotto il palco reale a sinistra nel Duomo e è stato messo sopra questo rivestimento con scritto in latino: Tuam Sindonem veneramur Domine et tuam recolimus passionem. Una frase molto chiara: veneriamo la tua Sindone, Signore, e meditiamo sulla tua passione. Quindi ancora una volta la Chiesa non dubita della bontà, della autenticità della Sindone, se ci invita a venerare la sua Sindone e a meditare sulla sua passione. Quindi significativamente qui c'è un volto che viene lambito da questo tralcio di vite che nasce da un ramo spinoso, passione, morte e resurrezione simboleggiati. E proprio nella passione di Cristo si ripercorre attraverso la Sindone tutto quello che è stato il cammino delle sue sofferenze. Sofferenze che adesso ripercorriamo insieme, perché la Sindone ci mostra passo per passo quello che Gesù ha sofferto. E noi sappiamo che la passione inizia nel Getsemani, quando Gesù suda sangue. Dice Luca, appunto, che era medico, che c'è questo fenomeno, quello dell'ematoidrosi, che è un fenomeno dovuto a uno stress terribile. Gesù si sente male, cade a terra, e oggi molti medici sono propensi a pensare che ha avuto in quel momento un'ischemia cardiaca. Mi ricordo una meditazione fatta al Getsemani a Gerusalemme da un padre passionista, che ci disse, andando a pregare di notte appunto al Getsemani,
dice Getsemani, era il frantoio per l'olio, e qui dove le olive erano schiacciate fino a dare olio, il peso dei nostri peccati, come la macina che schiaccia le olive, in questo caso ha schiacciato il corpo di Gesù fino a farlo sudare sangue. Un'immagine molto forte che non ho mai dimenticato, perché noi non meditiamo mai abbastanza sul Getsemani. Ci fa più impressione magari la flagellazione o la crocifissione, che sono pure impressionanti, ma il Getsemani è un momento cruciale di sofferenza terribile, il momento in cui Gesù accetta di prendere di sé i peccati del mondo definitivamente, no? Dice: Padre, se possibile passi da me questo calice. Gesù è anche vero uomo oltre che vero Dio, però accetta in pieno la volontà del Padre, e dunque comincia questo iter terribile. Abbiamo la flagellazione, una flagellazione molto più grave di quella che veniva data a chi era condannato alla croce. Questa flagellazione è stata consisteva in questo caso in 120 colpi, una quantità esorbitante, che doveva essere una punizione a sé stante e definitiva. Cioè, la sindone ci conferma il ripensamento di Pilato, che in un primo momento, per cercare di salvare Gesù, lo fa flagellare anche pesantemente, un severo castigo, dice il Vangelo, però doveva poi essere liberato. La flagellazione comporta dunque 120 colpi su tutto il corpo, ci sono i segni veramente dalla testa fino ai piedi, davanti e dietro, ogni colpo provocava 6 ferite, 120 colpi sono 720 ferite su tutto il corpo. Guardate la zona dei polpacci, è stato veramente massacrato da questi colpi. Con un lavoro paziente di ricostruzione, Monsignor Ricci, un grande studioso della Sindone di Roma, ha ricostruito i colpi che venivano da un lato e quelli che venivano dall'altro, quindi erano due i flagellatori, e questo è il risultato di questa tremenda flagellazione. Vedete che i rivoli di sangue vanno anche di lato, proprio perché è stato flagellato in posizione curva, sulle spalle dei rivoli che scendono in avanti, e poi in posizione verticale questo sangue è sceso verso il basso. Vedete la ferita alla spalla destra profonda dovuta al trasporto del patibulum, alla trave orizzontale della croce, che ha anche provocato queste abrasioni e tumefazioni alla scapola sinistra. I capelli sono intrisi di sangue per una corona di spine che non è stato solo un serto attorno alla fronte e alla nuca, ma ha comportato spine su fino alla sommità della calotta cranica. Vedete le spine dei luoghi aridi, lunghe e dure, fra la fronte e il resto dell'immagine. Qui vedete una macchia d'acqua, ma vedete che l'immagine è staccata, ma c'è tutta la calotta cranica, questo per una piega del lenzuolo, una piega però che si chiude su se stessa, ma il punto, questo che è qui dietro, corrisponde poi a quello della fronte, quindi non manca nulla dell'immagine. Vediamo dalla nuca su fino alla sommità della testa sono state contate una cinquantina di ferite dovute alla coronazione di spine. Ecco, apro ancora una parentesi sull'ipotesi del contraffattore medievale, ma il contraffattore medievale, se avesse dovuto confezionare qualcosa adatto alla vendita, cioè a far credere che l'oggetto era autentico, non avrebbe messo la corona di spine a caso, avrebbe fatto la corona come un serpe intorno alla fronte, come allora si credeva, e così i chiodi non li avrebbe conficcati nei polsi ma nel palmo della mano, perché così si credeva in quel momento. Quindi la sindone ha dei piccoli dettagli diversi dall'iconografia tradizionale, ma verosimili per una reale crocifissione romana del primo secolo. Sul volto si vedono numerose tumefazioni, la fronte, lo zigomo destro, la guancia, un colpo di bastone che ha schiacciato e deviato il naso, sulla punta del naso ci sono delle tracce di terriccio misto a sangue, manca la barba da questo lato, è stata strappata la barba. Sappiamo del tentativo di Pilato, che ahimè fallisce, perché la gente che sta lì riunita vuole assolutamente la morte, quindi il tentativo della liberazione di un prigioniero, neanche quello funziona. Alla fine Pilato, quando è minacciato come nemico di Cesare, ha paura, si lava le mani e lascia che Gesù venga ucciso. A questo punto, dopo l'Ecce Homo, questo momento drammatico, Gesù viene caricato del patibulum, della trave orizzontale della croce, che aveva una fessura
che serviva da incastro col palo verticale. Per evitare che questo legno divenisse un'arma per dare dei colpi, questo legno veniva messo inclinato fra una spalla e una scapola, di modo che i condannati, legati in questo modo, una mano a un piede e l'altra mano a quella dell'altro condannato, non avevano possibilità di fuga, anzi facilmente cadevano, perché bastava lo strattone di uno perché cadessero tutti a terra. Le cadute erano terribili perché non potevano ripararsi con le mani erano legate, quindi l'impatto violento col terreno e il peso della trave sulla testa. Questo poteva provocare la morte immediata per commozione cerebrale. Questa è una ricostruzione della statua dell'uomo della Sindone, in particolare del volto, realizzata da Luigi Mattei, un artista di Bologna. E qui vedete dei piccoli frammenti di terriccio misto a sangue che sono stati trovati nella zona del naso, alle ginocchia e ai piedi. E qui vedete due ricostruzioni, una pittorica fatta da Monsignor Ricci e una al computer. Sappiamo dal Vangelo che i soldati romani fanno intervenire un uomo a portare la croce al posto di Gesù, il cosiddetto Cireneo, no? Un uomo di Cirene, Simone, ma non fu un gesto di pietà, perché un condannato avrebbe sicuramente preferito morire per la strada battendo la testa a terra pur di non affrontare lo strazio terribile dei chiodi nelle carni che prolungavano l'agonia sulla croce, o le corde, peggio ancora, da un lato, perché i condannati legati sulla croce potevano vivere anche per giorni fra dolori, sofferenze atroci. E allora l'intervento è semplicemente una necessità per impedire che uno di questi condannati, Gesù, quello più sfinito, più provato rispetto agli altri, morisse lungo la strada, perché dovevano loro eseguire la condanna così come era stata data, doveva arrivare vivo alla croce. A quel punto, sotto la croce, vengono inchiodati i polsi, poi il corpo e la parte, la trave orizzontale vengono innalzati e poi vengono inchiodati i piedi. Ai tempi di Gesù non c'era il poggiapiedi, la croce aveva una specie di sediletto, uno spuntone su cui il condannato si poteva appoggiare, ma non aveva il poggiapiedi. Il poggiapiedi viene introdotto nelle crocifissioni nella seconda metà del primo secolo, quando diventano spettacolo nel circo. Quindi all'epoca di Gesù non c'era il poggiapiedi e la Sindone ci presenta una vera crocifissione romana proprio dell'epoca di Gesù. I chiodi conficcati nei polsi provocano la lesione del nervo che muove il pollice e dunque i pollici non si vedono. E queste colate di sangue verso i gomiti abbondanti fanno capire che entrambi i polsi sono stati inchiodati con un chiodo che fissa il corpo alla croce nello spazio, penetrando nello spazio di Destò nel carpo. Guardando questa immagine all'ultravioletto possiamo notare che il dorso della mano e le nocche delle dita sono scoriate, insanguinate per lo strofinio della mano contro la croce ruvida. I due piedi sono inchiodati insieme, uno sull'altro, il destro sotto e il sinistro sopra. Il piede sinistro che appoggia sul destro fa sì che il corpo si sbilanci dal lato destro, ecco quindi questa posizione contorta sulla croce. L'ultima ferita che dobbiamo esaminare è quella del costato. Ci dice il Vangelo che Gesù emette un grande grido al momento della morte e china il capo. L'esame della ferita del costato ha fatto desumere la causa ultima della morte, deve essere stata la rottura del cuore con emopericardio, quindi un infarto finale con fissurizzazione del cuore. Vediamo la ferita sulla Sindone aperta, da cui trabocca un grande fiotto di sangue. Nel caso di questo tipo di morte, dalla fissurizzazione del cuore c'è un travaso nel pericardio, cioè la parte esterna, il foglietto esterno del pericardio si dilata, si riempie di sangue. La persona muore, se rimane appesa in posizione verticale, la parte pesante del sangue scende in basso, rimane sopra il siero. A questo punto il colpo di lancia provoca la fuoriuscita immediata di questo fiotto denso, scuro, sotto pressione, e poi si svuota il siero. Ecco dunque che possiamo capire le parole di Giovanni, testimone oculare, che sotto la croce dice che vede uscire sangue e acqua. A questo punto poi il corpo, concesso da Pilato a Giuseppe d'Arimatea, viene fatto scendere dalla croce e viene avvolto nel lenzuolo.
E questo avvolgimento viene poi completato da una fasciatura e poi il corpo viene messo in una tomba come questa, che aveva la pietra rotonda che serviva per chiudere l'imboccatura. Viene deposto sul bancone sepolcrale di lato e lì rimane in quelle ore del sabato di riposo. Sappiamo che la mattina poi del giorno dopo il sabato, avvertiti dalle donne sconvolte per non aver trovato il corpo di Gesù, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e trovano i teli, nella traduzione corrente finalmente non è stato più scritto bende, che non rendeva bene l'idea, e sono stati scritti i teli, cioè la sindone e queste fasce esterne, piegati praticamente, svuotati, posati, dice la nuova traduzione. Il corpo non c'era più. Sappiamo anche che quando Gesù la sera appare ai discepoli non c'è Tommaso, e allora per l'incredulità di Tommaso oggi in un ideale fotomontaggio è stata messa la sindone, per dire simbolicamente anche noi oggi siamo un po' come San Tommaso e la sindone viene in soccorso della nostra poca fede. Ecco, per concludere ho fatto scegliere a mio fratello la frase finale e lui ha voluto mettere la frase con cui si conclude il Vangelo di Matteo, proprio perché è una frase che ci dà anche in un certo senso una speranza, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Diceva lo scrittore Paul Claudel: la sindone più che un'immagine è una presenza, e la parola presenza ci ricorda anche il senso più profondo dell'icona. L'icona viene raffigurata come a diventare presenza di colui che vi è raffigurato, l'icona è un oggetto sacro, ma la sindone, oltre che icona per avere impressa l'immagine di Cristo, è anche reliquia, perché è impresso anche il suo sangue. E voglio concludere con le parole di una donna analfabeta. Dopo aver ripercorso tutti i risultati dei più eminenti scienziati, pensate, una donna analfabeta mi ha detto: penso che il Signore ci ha lasciato la sindone perché noi dobbiamo diventare come la sindone. E io, che avevo capito tutte queste ricerche scientifiche, non ho capito le parole di questa donna semplice. Ho detto: scusi, ma che vuol dire che dobbiamo diventare noi come la sindone? E questa donna, nella sua semplicità, mi ha detto: beh, penso che noi dobbiamo stamparci dentro l'immagine di Cristo, imprimerla dentro di noi come se impressa nella sindone, in modo che gli altri, quando vedono noi, devono vedere Lui, perché se noi non abbiamo impressa in noi l'immagine di Cristo in modo così visibile, perché ci chiamiamo cristiani? Beh, penso che questa donna aveva veramente capito più di tutti gli scienziati. Grazie.